Camillo Benso, Conte di Cavour, libera chiesa, libero stato. Quello che vi raccontiamo adesso sembra un po' collidere un po' con alcuni fatti. E siamo al comune di Mascalucia. Proviamo ad entrare e a vedere che cosa c'è. Ah, non so se devo inginocchiarmi, farmi il segno della croce, sono molto confuso. Laudato sì, una finestra sull'enciclica del Santo Padre, esempio bello e motivante, la nostra oppressa e devastante terra, l'essere umano, il grido dei poveri concepiti nel cuore di Dio. Cosa c'entra questa mostra, pseudomostra? Non riusciamo a comprendere, così come ci hanno riferito i nostri telespettatori. Mancavano luoghi adatti. Poteva essere fatta questa esposizione, questa mostra, in un altro luogo, forse magari all'auditorium, o altro luogo, ecco, non proprio all'interno dell'amministrazione. E tra l'altro ci hanno pure riferito che parrebbe che questa mostra sia costata circa 1.000 euro. Vediamo se risulta verità. Comunque, il punto è che questa mostra, o se mostra sia, non so che cosa, doveva essere forse fatta da un'altra parte. Professore Severino Nicolosi, lei è uno storico del paese, è una persona molto conosciuta. Vuole dirci il suo punto di vista, visto che anche lei ci ha segnalato questa vicenda all'indiscreto? Sì, mi sento non degno di partecipare all'amministrazione comunale, poiché ho ritenuto opportuno e me l'ho sbagliato, anziché entrare in chiesa, sono entrato nella casa comunale, cioè nella casa di tutti. E rifacendomi a quanto affermato in epoca passata, dal più recente, Camillo Benso, Conte di Cavour, diceva libero Stato e libera Chiesa. Ora, significato vogliamo dire? Il significato è questo, chi vuole il suo Dio e come lo vuole se lo preghi. È chiaro, ma la libertà bisogna lasciarla. Il cittadino non deve subire i vincoli di questa trattazione, di questa esposizione. Questa non è una chiesa, questa è la casa comunale, la casa dei cittadini che deve rispettare al massimo le esigenze morali e spirituali dei cittadini. Anche per la laicità, quindi anche per la laicità, giusto che la pubblica amministrazione, no? È previsto anche dalla Costituzione. Siamo una amministrazione laica o siamo una amministrazione vincolata? A cosa vincolata? A che cosa? A dei principi religiosi. È una religione monoteistica questa, San Francesco e Company, ma ci sono anche altre grandi religioni. C'è la religione ebraica col suo Talmud, c'è la religione maomettana col suo Corano, c'è la religione cristiana col suo Vangelo. Quindi tutti potrebbero chiedere, ogni religione potrebbe chiedere di venire a fare una mostra. A disposizione di tutti secondo il proprio credo e la propria religione professata. Questa è una imposizione morale. È reale e non virtuale, di quella che è la religione dei tirapiedi. Domanda al sindaco, buongiorno. Cercavamo l'assessore alla cultura, che siccome il amico non sa di nome. Ma è completamente dopo l'assessore alla cultura. E allora non lo vuoi? Sì, ma non sappiamo neanche il nome. L'assessore alla cultura si chiama Cantarella. Sta registrando? Stiamo registrando? Ma non ci posso credere. Il sindaco che non vuole dire come si chiama l'assessore alla cultura.
ma che stiamo dicendo? Invasiva. Sì, ma noi vai. Vabbè, andiamo. Lo sai questa cosa, stai registrando. Certo, sto registrando. Perché se mi dice che sindaco che lei non conosce. No, non è vero. Che la conosce. Scusate, vai a lavorare, lascia lavorare le persone al municipio. E noi, c'è gente che sta lavorando. Sì, noi siamo venuti per informazione. Gente allora, per informazione. E noi siamo andati dal suo dipendente e le mi ha detto che non sa come si chiama, lei lo sa come si chiama, l'assessore della cultura. Io l'ho detto come si chiama, come non si chiama? Insista e non faccio tanti parli, perché come si chiama? Questo non è come? Modo di insistere, è inutile che registra perché non c'è motivo di. Lei non mi può levare, lei non mi può levare, non disturbate le persone che andiamo, lavorano. Andiamo, andiamo, andiamo. È indecoroso. Lei non può comportarsi così. E siccome l'ho querelato una volta, la tornerò a querelare. Sindaco, lei non può tenere questo atteggiamento, si calma, sia sereno, non si preoccupi. Sì, ma noi dobbiamo sapere una cosa qui, scusi, è semplice, il nome dell'assessore. Provo a prendere in prestito una frase che dice: qualcuno rispose di qui non si passa e fu la lotta. Mi sembra che di averla sentita dire questa cosa, forse da qui non si passa. E fu la lotta? Ah sì, forse il sindaco Giovanni Leonardi che non vuole che noi veniamo a lavorare qui. Questo è il nostro posto di lavoro, sindaco Leonardi. Noi esercitiamo il diritto di cronaca. Lei non può ogni volta minacciare querela perché noi veniamo qui. Capisce? Si informi l'ufficio legale.